Ciao a tutti, io sono Andrea Capezzuoli e questi sono i tutorials di Organetto. Questo non è proprio un corso di Organetto a puntate sul web. Vi mostro semplicemente dei piccoli tutorials, dei brani molto famosi, brani che si suonano durante le jam session, durante i buff, come dicono i francesi. E visto che adesso siamo tutti chiusi in casa per questo nuovo lockdown, possiamo studiarceli, possiamo impararli, così poi quest'estate ai festival che sicuramente ci saranno. Ce li suoneremo tutti assieme. Oggi impariamo una mazurka, la mazurka Tuveria. Andiamo a sentirla. Questo era il brano. Adesso vediamo la viteggiatura, passo a passo. Come sempre, nel mio metodo, prima si fa la mano destra, cioè la melodia, e poi la mano sinistra, cioè i bassi. Considerate che io sto suonando un 18 bassi, ma siccome so bene che molti hanno l'8 bassi, la viteggiatura che vi mostrerò sarà assolutamente fattibile con un 8 bassi. Quindi iniziamo subito, mano destra, melodia, parte A. Considerate sempre che io smanticcio tutto, quindi nella prima parte della parte A è smanticciato e poi tutto in apertura. La parte B. I bassi non sono difficili, l'unico problema è che, come spiegavo anche nello scorso tutorial, quello di Martini Fase, siccome uso sia il Re minore che il Mi minore, bisogna farli non con il registro delle terze abbassato, cioè se, escludendo le terze perché non mi piace, ma si fa usando i bassi con gli accordi di settima minore. Adesso vi faccio vedere come. Il Re minore lo componiamo con il basso di Re e l'accordo di Fa.
mentre il Mi minore lo componiamo con la nota di Mi, cioè il basso di Mi, e l'accordo di Sol. L'inizio della parte B può essere a vostra scelta o con l'accordo di Do maggiore o con l'accordo di Mi minore. Quindi la parte A è così. Lo rifaccio. E la parte B, come dicevo, può iniziare con il Do o con il Mi minore. Quindi. Oppure. La chiusura della parte B ha un Re minore con l'ultimo basso in Sol, cioè basso di Re, accordo di Fa e basso di Sol. Ve lo rifaccio. Ora che abbiamo visto sia la mano destra che la mano sinistra, proviamo a suonarla assieme molto, molto lentamente. 1, 2, 3. E questa era la Mazurka Dovemia. Se questo video vi è piaciuto, se questo canale vi sembra interessante, mettete un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, accendete la campanella che così vi arriveranno le notifiche quando farò un nuovo video e fate girare la notizia, condividete, fate sapere a tutti quelli che amano l'organetto che adesso si può imparare dei brani tutti assieme. Ciao a tutti!